La cliente ha finito il taglio, ora la faccio accomodarlo in un'altra sala per l'asciugatura. Naturalmente, e questo è normale, che ogni volta che la cliente si sposta disinfettiamo tutto. Dovete sanificare la postazione. Tutto, sì. Il 18 maggio per tutta la categoria dei parrucchieri italiani sarà indubbiamente una data da ricordare. Dopo oltre 2 mesi di stop alle loro attività, si torna nei saloni e si torna a prendere in mano le forbici. Mi è sembrato di rinascere oggi, mi mancavano. Qui ci troviamo nel salone di Lella Pepe, dove il cliente all'entrata viene accolto così. Buonasera. Salve, buonasera. Prego. Si misura la temperatura, si fornisce una busta dove riporre la borsa e persino un'informativa. In questo salone ognuno è nel suo spazio per garantire sicurezza anche agli operatori. Noi siamo fortunati, come vedi abbiamo un ambiente con 4 stanze, con quella di mio figlio di là 5, sicché siamo proprio fortunati, le postazioni sono, possiamo fare anche una cliente per ogni stanza. E così si prova a ritrovare una normalità tra mascherine, guanti, gel igienizzanti, pensando che anche questo periodo possa essere di ispirazione per nuove frontiere professionali. Essendo una formatrice che per tanti anni ho insegnato taglie, è evidente che ho sviluppato delle tecniche e posso lavorare dietro alla cliente. E anche facendo la stessa cosa ben fatta, un po' più veloce.